Quando l'amore non basta. Ci spieghi il titolo di questo libro? Il titolo nasce prima del libro, a differenza di altri libri, perché racchiude un po' il lavoro degli ultimi 10 anni, da quando un po' incontrando le famiglie, lavorando con le famiglie per risolvere i problemi che nascono, quindi tra genitori e figli, sono passato dalla semplice applicazione di tecniche, di strategie, alla riorganizzazione un po' anche più funzionale della famiglia. Quindi il passaggio dall'idea che il solo amore possa far venire su dei figli con dei buoni atteggiamenti e via dicendo. Un po' un'idea che è molto presente nella cultura della famiglia odierna, no? Sì, una famiglia sì, diversa sì. da quella del passato, dove tutto era improntato sulle regole, sul comportamento, invece adesso c'è stato il passaggio a basta l'amore, quindi in realtà quando l'amore non basta. A chi è rivolto questo libro? Beh, per il linguaggio divulgativo, narrativo anche, perché sono delle storie, è rivolto ad un pubblico eterogeneo, quindi dalla coppia. Quindi è divulgativo? Ha un taglio divulgativo e presenta una serie di tecniche, di strategie, di modalità operative. Quindi hai messo nel libro il tuo approccio terapeutico, sì, in pratica? Raccontando una serie di casi su cui ho lavorato. Perché come è strutturato, per riuscire a capire bene? Cioè non è un saggio, non è una... Storie, sono 8 storie, tra virgolette, cliniche, dove ho lavorato in più sedute, all'interno delle quali ho applicato una serie di tecniche, di strategie, di riflessioni. Di cui ci parlerai poi, sì, magari nel dettaglio, perché sono interessanti. E quindi vengono riportate un po' come se fossero dei racconti narrativi. Per fare in modo che chi legge, anche chi non è un esperto, possa in qualche modo comprendere meglio le tecniche applicate, sì, questo sì, è l'obiettivo. Sì, quindi il pubblico è eterogeneo, dallo specialista al non specialista. Tu dicevi che è cambiata la famiglia, che è cambiato in qualche modo, sono cambiate anche le difficoltà che i genitori incontrano nel rapportarsi ai loro figli e nell'educarli. Quindi c'è una relazione, secondo te, tra le difficoltà incontrate attualmente dalle famiglie e i messaggi che arrivano dal contesto sociale nel quale viviamo, cambiato anch'esso, credo. Secondo la tua esperienza, quanto questi messaggi così confusi e confusivi possono incidere sulle dinamiche familiari e in quale maniera? Beh, sicuramente tanti. Oggi c'è l'idea che l'informazione possa riuscire a dare dei modelli di comportamento alla famiglia, ma in realtà questo dal mio punto di vista non può avvenire. La trasmissione del sapere è sempre una trasmissione che avviene attraverso un modello, dei modelli, che non possono essere dei modelli quali quello della televisione, o perlomeno possono essere in senso negativo. La trasmissione della genitorialità si è persa. La trasmissione, sì, della genitorialità. Sì, per una questione di cambiamenti, di mutamenti sociali. A partire dagli anni 60 in avanti è stato un po' messo in discussione. Per cui anche vivendo con la stessa famiglia, però il modello veniva messo in discussione, no? Dal 68 in avanti. Quindi si tendeva poi a distruggerlo fondamentalmente, o no? Sì, e quindi c'è stato un vuoto che è stato riempito dai mass media. Quali sono le problematiche che più spesso ti arrivano in studio? Beh, ultimamente sono quelli delle regole e dello studio. Dello studio, quindi sì. Il rapporto con la scuola? Sì, sì. E che cosa ci puoi dire riguardo a riferimento alla scuola, al rapporto con la scuola? A riferimento alla scuola, quello che io noto ultimamente è che, a differenza di un tempo dove il problema a scuola era un problema localizzato allo studente, quindi che gravitava intorno allo studente, adesso invece è un problema dei genitori. Dei genitori? Sì. In che senso? Nel senso che i genitori invadono il campo del figlio, della figlia, perché vogliono una serie di risultati che dal loro punto di vista potrebbero non essere raggiunti senza il loro intervento. Quindi intervengono perché
i figli studiano. Quindi c'è una sorta di invischiamento da parte dei genitori. Sì, perché c'è questa corsa competitiva al figlio bravo, al figlio che raggiunge dei risultati eccellenti. Scusa, questo non deresponsabilizza un pochettino i ragazzi? Assolutamente sì. Li aliena il rapporto con lo studio, perché non è più un qualcosa che loro possono raggiungere da soli e quindi gratificarsi dei risultati che possono raggiungere, ma ci sono i genitori di mezzo che il più delle volte non si fermano al rapporto figlio-studio, ma intervengono anche nelle relazioni e rapporti che il figlio ha all'interno del gruppo classe, della scuola, e quindi sono genitori molto presenti, che vanno. Quindi con una partecipazione emotiva spaventosa che in qualche modo... Che non sempre comunque aiuta, anzi più delle volte... Quando vi è troppa partecipazione emotiva cosa succede nel ragazzo? Succede che appunto il rapporto che il ragazzo ha con lo studio viene alienato, per cui non è più una sua conquista, ma è qualcosa che gli viene imposto da fuori. E il rapporto tra i genitori e gli insegnanti? Anche questo è inquinato. Anche in diverse... La partecipazione è qualcosa di positivo. Quindi, la partecipazione ci vuole. Però modulata. Esattamente, c'è una partecipazione che deve essere rispettosa anche dei ruoli e del contesto. Ruoli all'interno della famiglia. Questo credo che sia un argomento importante, l'approccio, no? Terapeutico e non solo terapeutico. Quanta importanza hanno le gerarchie familiari? Credo siano importantissime. E a che cosa tendono? La mancanza di un ruolo o dei sani ruoli intrafamiliari che cosa può determinare nel ragazzo? Confusione. Quindi questi ragazzi praticamente sono sottoposti ad una confusione totalizzante. A dei messaggi contraddittori, dei messaggi che possono generare confusione. Le regole determinano, appunto, limitano la libertà di ognuno all'interno della famiglia e forniscono quell'esempio di buona libertà. La nostra vita, d'altra parte, segue questo corso tra libertà e responsabilità. All'inizio, per utilizzare una metafora, è come se noi fossimo su un treno che viaggia su delle rotaie, dove noi non possiamo fare alcun altro tipo di percorso, di tragitto, se non quello determinato da altri. Sì. Quindi ci sentiamo privati di una certa libertà. Sì. Da grandi smettiamo di essere una locomotiva e diventiamo un autobus. Cioè, possiamo liberamente andare, no? Sì. Dove ci pare, però non lo facciamo perché sappiamo che dobbiamo fare una serie di fermate. Sì.